fondale. Perché a teatro i fondali sono sempre finti e noi attori non possiamo mai appoggiarci, dobbiamo sempre rimanere sui nostri piedi. E cambio luce. Lui è Glenn. Sinistra. E destra. È un camion che sfonda il muro dell'ambasciata greca. Vedo l'ambasciata tedesca occupata da migliaia di persone. Vedo gente ferocita che trascina la statua di Averogia per strada, una statua gigantesca. Il primo a saltare giù è stato Ferdinando, figlio del re, con i capelli dritti che pareva un carne, non capelli. E gridava: l'inferno è vuoto! Tutti i diavoli sono qui! Senti, Glenn, posso farti una domanda? Proprio ora? Secondo te, tanti piccoli cambiamenti, se si sommano insieme fanno una rivoluzione? Forte. Credo che tanti piccoli cambiamenti sono molto importanti, ma ogni tanto serve una grossa scossa. Il est le point zéro du monde. Là où les chemins et les espaces viennent se croiser, le corps, il n'est nulle part. Il est au cœur du monde, ce petit noyau utopique, à partir duquel je rêve, je parle, j'avance, j'imagine, je perçois les choses en leur place, et je les nie aussi par le pouvoir indéfini des utopies.